inoltre commentate. È stato regalato dal mio grande amore, da mio marito. Così. Ed è super favoloso. Oggi siamo già al 2 novembre. I fiori li ho ricevuti il 29, quindi adesso le rose sono aperte. Biglietto che c'è sopra. Ragazzi, vi giuro che questo bouquet pesa tantissimo, proprio, cioè, è consistente al massimo. Questo è il biglietto che ho trovato. Come sapete, mio marito non è qui con me perché lavora fuori, è imbarcato, ma tra qualche giorno torna. Quindi si è fatto sentire. Quest'anno è stato un compleanno pieno di emozioni, ma andiamo avanti con i regali perché c'ho tante altre cose da farvi vedere. Il secondo regalo che mi ha letteralmente fatta impazzire e innamorare è il calendario dell'avvento dei prodotti Nabla. Questo mi è stato regalato dai miei zii e dai miei cugini. Naturalmente è ancora presto e non lo aprirò oggi. Farò un video apposta per aprire a dicembre tutte le caselline al suo interno. Vi faccio vedere la scatola come si presenta.
avuto un calendario dell'avvento. Spero venga bene in camera, eh. Comunque mi avvicino e faccio vedere. Questa luce da appendere al muro che vi faccio vedere più da vicino, tra poco ve la farò vedere accesa. Purtroppo non so come fare nei video per tenerla accesa. E cioè sì, ovviamente so come si accende, però per mettere a fuoco lei anche me, perché nei video si vede e io mi sono innamorata di questa lampada. La sera l'accendo qui nel mio studio, quando faccio le mie cose, quindi mi rende l'ambiente più bello. Il suo posto è qui, l'ho appesa qui in modo tale che potesse essere visibile sia spenta che da accesa. Purtroppo da accesa, quando la telecamera mette a fuoco me, qui si vede soltanto una luna piena illuminata e non si distingue bene. Oh, però vi giuro che è bellissima, troppo contenta. Ecco qui ragazzi, ecco qui. Non so se si riesce a vedere, sì, si vede bene, 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 è troppo bella ragazzi, si vede benissimo, è troppo bella e purtroppo quando sono davanti alla
la mia foto stampata e qui scritto Mary Jane. Di ritardo è arrivato perché c'era il ponte, le feste di mezzo e abbiamo fatto in tempo per fare il video. Dietro invece è funzionale perché ci sono i loghi che rimandano a tutte le mie piattaforme social, YouTube, TikTok, Twitch ed Instagram. Quindi ragazzi, un regalo veramente. Morbidissimo, il suo posto poi sarà lì. Verrà lì poi, ragazzi. Non appena tolgo le decorazioni di Halloween, il suo posto sarà lì. Non so ancora come metterlo, se frontale, cioè sarà dalla parte dei social o da. Cioè il retro è così. Molto capiente, come potete vedere è capientissimo. Poi al suo interno c'è un'altra tasca. È pratico e funzionale. E questa era l'altra sorpresa. Questo portafogli non l'ho ancora battezzato, perché tengo ancora l'altro. Anche questo. La mia amica Rossella, che ha anche un canale TikTok, Rossella SMR, che forse
suo interno questa, ragazzi. Una collana della Mostromelli, una collana dell'amicizia, dell'amore. Mia piacevole sorpresa quando ho tirato fuori questo cassettino. Ero convinta, cioè ho capito subito che fosse un cassettino, però pensavo si dovessero riporre i miei gioielli, no? Invece quando l'ho tirato fuori, ragazzi, mi sono emozionata tanto. Questo regalo è stato grazie. Della Liu Jo, questa sciarpetta stola, come la vogliamo chiamare, qui c'è scritto stola e quindi chiamiamola stola, però in realtà, ragazzi, è una pashmina, una sciarpetta dal tessuto morbidissimo, dal tessuto molto morbido. Vi faccio vedere com'è maniera qua. Colori scuri, ragazzi, io li adoro. Sfilacciata da qui, sfilacciata da questa parte qui.
Ovviamente ho ricevuto anche altri regali, però ragazzi, resto della famiglia è inutile fare video. Cioè, non finirei più di fare video. L'ultimo è il regalo della mia amica, sorella d'anima, anche lei, Sonia, dalla Sardegna. Mi ha regalato una